No, là ci vede, non interessa più l'acqua, no? Oh, porco, si mette proprio davanti.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Porta sempre, porta il proprio Figlio, quindi siamo chiamati a portare anche noi, il Signore Gesù, in questo pellegrinaggio, in questo andare. La Madonna è colei che serve, anche noi siamo chiamati a servire, come quando lei è andata dalla cugina di Elisabetta. E la Madonna è colei che canta, perché anche noi siamo chiamati e invitati a cantare le meraviglie che il Signore continua a operare in mezzo a noi. E quindi ringraziamo il Signore di questa vostra presenza in questo santuario di Montenero e ringraziandolo chiediamo alla Vergine Santissima di aiutarci a vivere come ha vissuto lei davanti a Dio. Con gioia che vedo che un sogno che era nato in un incontro con la comunità sarda che si riunisce nella Chiesa di Trinità qui a Crocetta, a San Ferdinando qui a Livorno, ha avuto corpo. Ringrazio il suo operato di essersi adoperato molto per realizzare quello che era un sogno dei sardi che abitano e sono residenti qui a Livorno. E ho visto che insieme a loro sono arrivati tanti altri sardi che sono qui con me e con gioia che realizziamo questo appuntamento di fronte alla nostra Signora di Bonaria. È legata nel mistero questa statua della Madonna di Bonaria, dal 1370, come perché si è arrivata in terra sarda, è ancora un grande mistero. Però la lega alla terra sarda è il mare, e lega la Toscana alla Sardegna il mare. Ci sono antichi vincoli tra la nostra terra toscana e la Sardegna. Quando un toscano arriva in Sardegna si trova un po' a casa, perché vive le sue chiese, là, a Cagliari, come in tantissime altre città, e trova dei capolavori d'arte che hanno come un gemellante. Quando uno si ritrova a Porto Torres e si ritrova a San Piero e Grado, trova le chiese speculari, le chiese